Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Ci scrive oggi Stefano dalla provincia di Lecce e ci fa una domanda sul diabete. Sono un paziente diabetico, ho 52 anni, ho una leggera disfunzione rettile che compenso molto bene con l'utilizzo del, e non facciamo nome pubblicitario, di una pasticchetta. Però quello che ho notato è che da circa 6 mesi la pelle del prepuzio non scende più bene e non riesco ad aprire il pene. Che cosa devo fare? Allora, purtroppo la fimosi, cioè questo atteggiamento del prepuzio a non aprirsi più, è un qualcosa tipico del paziente diabetico. È tipico perché il paziente diabetico ha delle urine molto cariche di zucchero. Quel fenomeno chiamato glicosuria può determinare il deposito di queste urine intorno alla pelle del prepuzio e determinare una infiammazione o una contaminazione batterica. Io faccio sempre l'esempio, è come se uno buttasse lo zucchero sul pavimento di casa, dopo un po' arrivano le formiche. Avere delle urine cariche di zucchero può determinare la comparsa di infezioni, infiammazioni, infezioni batteriche che vanno a irrigidire la pelle del prepuzio. È ovvio che quella è una pelle molto elastica, se diventa più rigida non scorre e non si abbassa. Quello che puoi fare nello specifico sicuramente è tutelare e compensare, controllare la tua glicemia, evitare di avere dei picchi iperglicemici. Quindi sicuramente parlare con il tuo diabetologo e stare attento alla dieta. Puoi utilizzare delle cremine locali che possono un pochino rigenerare l'elasticità del prepuzio. Se riesci ad ottenere un buon risultato, cercare di mantenere il risultato, altrimenti se vedi che il processo è cronico e irreversibile, purtroppo dovrai sottoporti a un intervento di circoncisione, che è un intervento abbastanza semplice, codificato, che si effettua in ambulatorio, in day hospital, che però risolverà brillantemente il tuo problema. Mi raccomando, attento alla glicemia. Ok, spero di essere stato esauriente, vi aspetto per una nuova puntata di Dr. Penis.